Si può pensare, un fitto canneto e uccelli cinguettanti invisibili tra i rami. Sono spesso piccole interpretazioni dei voli degli uccelli. Può succedere qualcosa nel timpano e a volte si vede che non ce ne sono, dove gli ossicini combaciano. Per enucleazione i loro gridi migrano. Importa che si abbia un comportamento tendente all'alto, elevato, così come è studiato internamente all'orecchio il vertice che si continua nei sistemi assiali dell'equilibrio durante il movimento. Dopo che i soggetti hanno udito canti che non contengono parole, rimosse, dove la mimica evolutiva del motivo non ha un significato particolare. La mancanza di messaggio proferito in quanto oggetto aptico fa sì che si trattenga, fa un nido che non sta sui rami, o che occhio non veda il simile in alto o in terreno estrazioni di quello che ricordino soltanto i flussi o i segni, l'incavo nella proiezione verticale del centro, in ruotare a spirare. La tensione nei muscoli del collo, soffiati via i punti con una propensione per l'orizzonte e il destinato. Maniera di prolungare, di discontinuità, il bordo, di aderire, di arcuare, discendono in archi e ferretti articolati che doveva solo riunirli e costituire un tutto, qualcosa di simile a ombrellino. A suono contrario che si esercita sui gradi, stecca contro stecca, collare, mixtum compositum, copertura, con attenzione non al sole che sta sopra, ma al sole che si trova al di sotto, transizione che non si produce, che non si oscura, diaframma lineare che consente la variazione della posizione dell'occhio nello spazio, così come gira. L'ombra delle parole rovesciate, il nome, il mito, la sua negazione, proceda per salti, l'indicibile opaca delicatezza della loro voce. Il senso dell'ordine è un processo costruttivo. Il senso dell'ordine ha la consuetudine di cambiare aspetto.